Boh, salve a tutti ragazzi, facciamo un video veloce, veloce, appena entrato dopo la partita, sono stanco morto, mi ha preso pure l'acqua alla fine. Insomma, che dire di questo pareggio? Ci va bene, bisogna essere contenti, ero allo stadio, quindi si è visto un Barcellona comunque che ha sbagliato poco, noi insomma abbiamo fatto fatica a fare due passaggi completi, siamo andati in difficoltà subito, Asamoah in difficoltà, Vecino molti errori, Brozovic soprattutto, però si vedeva che l'Angola non era a posto e abbiamo sofferto anche quello, perché poi si batteva sempre da dietro, noi sì, volevamo fare palleggio contro di loro, ma Brozovic come c'era la palla era subito attaccato, poi ha fatto molti errori di disimpegno e non riusciamo a fare due passaggi, siamo complicati la vita. Ci ha tenuto in partita Handanovic, poi una volta subentrato Borja Valero, il pensionato, per a detta di molti si è fatto meglio, meno fase di palleggio, qualcosa siamo riusciti a fare, certo che loro occasioni hanno avute, purtroppo ci ha segnato Malcolm. Handanovic, molto bravo, strepitoso Skriniar, soprattutto l'uno contro uno, ne ha prese 3-4, veramente difficile di uno contro uno, quelle andavano in porta, altrimenti. De Vrij non ha fatto una cattivissima partita, anche se è pronti, ha fatto un erroraccio, poi dopo il gol, diciamo con il gol preso, con quel mezzo pasticcio lì che ha combinato, vabbè, cose che capitano. Diciamo che loro, io voglio dire, tutti quelli che dicevano questo peggior Barça degli ultimi 11 anni, ragazzi, e io ero lì, cioè di lì, nel primo verde, vedi tutti i movimenti che fa il Barcellona, una roba assurda. Cioè loro hanno fatto veramente pochi errori di passaggio. Poi con Borja Valero comunque mi ha fatto un po' meglio, siamo riusciti a recuperare palle e a fraseggiare, cosa che ci è mancata quando c'era Nainggolan. Che se tu vuoi fare fraseggio con Nainggolan, Vecino e Brozovic, vai in difficoltà, poi se Nainggolan non stava bene. Borja Valero ci ha fatto bene. Oggi veramente, se io dicevo quando ero lì con i miei amici e oggi avessimo avuto João Mario, avremmo pareggiato un po' meglio. O Borja Valero, Borja Valero ha fatto benissimo. Quindi niente ragazzi, dai, poi faremo una disamina più completa. Adesso dopo la partita, insomma, stanco morto, domani si parte, si ritorna in Francia. Prendiamoci questo punto, ripeto, dopo quattro partite, mi dicevano che l'Inter aveva 7 punti. La terza era 4, che era il Tottenham, e io avrei firmato, tutti avreste firmato, insomma. Una squadra comunque la nostra che ha avuto reazione, che non molla mai. Abbiamo dato il pareggio e potevamo anche magari, chissà, impensierirli un po' di più alla fine, che erano un po' sulle gambe. Abbiamo avuto un'occasione veramente con Politano, una con Vecino, non si è ripresa, però non so cosa volesse fare, magari faceva un passaggio all'indietro, e due o tre situazioni comunque non male su di contropiedi, forse una con Asamoah nel primo tempo, e poi due o tre centri che Perisic ci ha mancato. Perisic ci ha fatto molto arrabbiare, però non si può dire che lui ha fatto una partitaccia. Sì, veniamo sempre da quelle zone lì, la partita. Poi vabbè, è entrato Lautaro che ha proprio pensato il gol con quella bella giocata al limite dell'aria. Vecino ci ha messo lo zampino pure lui. Poi Icardi ha avuto una palla, ha fatto il gol. Icardi ha fatto fatica a farsi la squadra, però ha fatto due o tre giocate, cioè ha tenuto palla e ha segnato per i giocatori, veramente bravo. Se lo facesse con regolarità, allora sì, perché noi lì siamo andati in difficoltà, anche a volte non ci trovavamo avanti, a volte non teneva la palla, non so, e quelle volte, le poche volte che l'ha fatto è stato pericoloso. Quindi se lui arriva a farlo più questo lavoro, ne gioverebbe. Comunque, a tutti quelli che c'erano con Icardi, io ripeto, non sono un fans, ammetto un suo fans, però sto dicendo che sta migliorando. Oggi ha segnato comunque ancora lui. E ha fatto un bel gol, ha difeso palla e ha segnato. Come ha difeso la palla sul gol, dovrebbe farlo anche fuori dall'area, cioè farlo più spesso, perché quando lo fa è anche capace di farlo. Stasera ha fatto due o tre cose, veramente bravo. Insomma, e poi anche tenere palla un po' di più per far salire la squadra. Insomma, queste cose qua devi migliorare. Martinez, quelli che dicevano che non sa giocare a pallone, in quei 3-4 minuti ha fatto bene. Rimpiango forse che Borja Valero non è partito dall'inizio, magari era da partire con Borja Valero,
e nel finale magari mette Reina Ngolan nel gradi l'ultima mezz'ora, o perché comunque non stava bene Ngolan. Adesso vabbè, concentriamoci sul campionato, prima della sosta, l'importante è domenica. Partita fondamentale, partita da vincere, non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare. Brozovic forse che è un po' stanco, ma soprattutto loro molto bravi, loro nel palleggio, ragazzi. Quando uno piace il calcio, la tattica è così, che capisce un po', vede la squadra di Barcellona come sul campo, come si muove, è spettacolo. Vabbè ragazzi, dai, prendiamoci questo punto che va bene, ci va di lusso, contenti così, insomma. E basta. La squadra comunque ha carattere, pubblico dietro, metterò qualche video che ho girato allo stadio, pubblico fantastico. Ciao ragazzi.